Coronavirus, il contagio è ristretto a 11 comuni in Molise. Sono 237 i tamponi processati dall'ASREM in queste ore e non c'è alcun nuovo caso. Resta ferma anche la cifra dei guariti. Diminuiscono le persone in quarantena. Caos trasporti, poche corse, meno persone sui bus, pendolari esasperati a Campobasso. Da settimane subiscono le conseguenze delle riduzioni dei posti a sedere e delle linee guida per le misure anticontagio. La mozione di sfiducia c'è, la prossima settimana approderà in aula, ma chi la voterà? I possibili scenari in consiglio regionale su Teleregione. Intanto la Lega fa campagna acquisti. Surroga, Scarabeo e Tedeschi restano a casa, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione passando la palla al giudice ordinario, l'ex assessore, i miei avvocati si sono già appellati, udienza fissata il 28 luglio. È stato inaugurato a Campobasso a Villa De Capo il parco giochi inclusivo intitolato a Paul Harris, i lavori di riqualificazione con fondi privati, la gestione è stata affidata all'associazione CNIS. Infine lo sport, il calcio a 5, colpo Cus Molise, firma Leo Melfi, un piacere giocare con Barrichello. Riccardo Cucchi, ospite di Molise Sport, presenta la sfida del secolo, Italia-Germania 4-3 e dice l'ultima gara di un calcio romantico. Bentrovati, nuova edizione del TG di Teleregione. Come avete sentito, l'apertura è dedicata all'emergenza sanitaria da contagio da coronavirus. Non ci sono nuovi casi e per la prima volta dopo diversi giorni non ci sono nemmeno nuovi guariti, però diminuiscono le persone in quarantena e adesso il contagio è ristretto a 11 comuni del Molise. Sentiamo i dettagli. È stata una giornata di calma piatta, quella appena trascorsa, sul fronte dell'emergenza coronavirus in Molise. L'ASREM non ha registrato alcun nuovo contagio, ma con i tamponi si procede sempre nella media. Nelle ultime ore ne sono stati processati 237. Non aumentano i casi e non aumentano nemmeno i guariti per la prima volta dopo diversi giorni. Ma il dato positivo che emerge dall'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale è quello delle persone in quarantena. 10 in meno rispetto al giorno precedente, ora ne sono 60. Mentre i positivi isolati sono 56. Le persone contagiate dal Covid-19 in Molise sono 53 adesso e restano 2 i pazienti ricoverati al Cardarelli. Sono entrambi della provincia di Campobasso e si trovano nel reparto di malattie infettive. 11 i comuni molisani in cui si registrano casi, il numero più alto sempre su Campobasso, 39, poi Termoli e Cerce Maggiore, entrambi con 2. Per la provincia di Campobasso ancora si conta un caso per ognuno di questi centri: Oratino, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Campomarino, Porto Cannone. 3 in totale i casi in provincia di Isernia, 1 nel capoluogo Pentro, 1 a Belmonte del Sannio e 1 a Macchia Godena. E sulla rimodulazione della rete ospedaliera dopo l'emergenza c'è una precisazione che è arrivata da parte del governatore del Molise, Donato Toma, il quale attraverso un post su Facebook ha spiegato che ieri la Regione ha trasmesso sul Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria, che è stato istituito presso il Ministero della Salute, la proposta di potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19, dopo che nella giornata di mercoledì, invece era il 17 giugno, aveva provveduto, sempre la Regione, a inviarla direttamente al ministro Speranza. È inesatta, dice Toma, l'affermazione secondo cui l'unica proposta trasmessa al ministero sia quella relativa alla realizzazione di un centro Covid presso la struttura ospedaliera Vietri di Larino. Chi l'ha fatta evidentemente non è a conoscenza della reale situazione. Questa è la precisazione che parla proprio, si riferisce proprio al piano del centro malattie infettive al Cardarelli di Campobasso, che Toma ha inviato appunto al Ministero. Il Forum per la Sanità Pubblica informa i cittadini che domani 20 giugno alle 17 si terranno davanti agli ospedali molisani dei flash mob promossi dai Comitati della Salute, una iniziativa che avverrà in tutta Italia. La protesta è per un servizio sanitario nazionale diverso dal passato, che abbia risorse finanziarie adeguate e investite nel pubblico, strutture sanitarie distribuite
mette a rete nei territori, medicina territoriale funzionante e anche tutto un sistema di prevenzione. Si chiede anche una forma di commissariamento diversa dal passato, un controllo popolare esercitato dalle associazioni dei cittadini sul funzionamento del servizio sanitario. Quindi il forum invita tutti i cittadini a partecipare a questo flash mob che si terrà domani alle 17 davanti agli ospedali del Molise. Ci vogliono più corse, cioè quelle che c'erano prima del lockdown, così i pendolari che abbiamo ascoltato oggi a Campobasso e che da settimane subiscono i disagi relativi alla diminuzione delle corse e anche dei posti sui mezzi. Sentiamo Rita Iacobucci. Il lockdown è finito da oltre un mese. Si può, e chi non lavora in smart working deve, uscire liberamente per la spesa, visite ed esami medici, raggiungere appunto per esempio l'ufficio. Ma i trasporti pubblici, urbani ed extraurbani in Molise sono rimasti alla fase 1, al massimo 1,5, perché le corse sono poche, i posti a sedere ancora meno sui pullman a causa delle giuste misure anticontagio. Ma questo significa che a Campobasso, capoluogo di regione che offre i servizi sanitari e del terziario a tutto il Molise, si rimane a piedi e si aspettano ore prima di una prossima corsa, sperando che sia libera. 9 posti a sedere sui bus più grandi, in piedi è vietato viaggiare. Al raggiungimento del limite l'autista non effettua più fermate, o lo fa per educazione, per spiegare perché non può far salire nessuno, e sono discussioni. Ancora peggio, quando ha a disposizione per esempio 2 posti, si ferma, ma ad aspettare ci sono 5 persone. Qui si sfiora spesso la lite seria e l'arrivo delle forze dell'ordine. Da un lato chi sta lavorando non può fare altro che il suo dovere, l'autista. Dall'altro chi magari al lavoro deve andare, non potrà sempre contare sulla benevolenza dei capi che accettano il ritardo. Sì, una volta sì, capitate che le tieni, non mi fa salire. Una cosa, perché io sono un ragazzo, posso andare pure a piedi. Che fa? Non si può aspettare un momento, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore. Se passa un'altra volta è pieno, stiamo qua tutta la giornata. Devono mettere i servizi. L'uno rosso non esiste più, la prima cosa. L'uno ne, come dite voi, si ferma l'uno e l'altro piglia. Ci vogliono i pumi. Devono mettere i pumi come prima. Mi dispiace dirlo, non appaiono a loro, però che c'entrevano. A loro, che attendevano l'uno nero delle 10:27, è andata bene oggi, altrimenti avrebbero dovuto aspettare altre 3 ore. Sui pullman più piccoli i posti sono solo 5. La cosa brutta è che non ci sono corse alternative dopo. E questo è un po' il guaio. Andare a piedi, perché per esempio l'uno nero che sta fermo lì ripartirà alle 13:30. La normativa è anche giusta, perché ovviamente si sta adottando in tutta Italia, non solo qui localmente. Solo che nelle altre parti c'è più continuità di corse, mentre qui difettiamo un pochino sulle corse. Anzi, da qualche tempo adesso sono anche scemate, la domenica non passano più. Ma sì, non dico chissà quante, perché ovviamente loro vengono pagati, non avendo il loro tornaconto non possono fare tante corse, però... Anche perché, ecco, noi ad esempio abitiamo sulla zona via 24 maggio, salire su. Via 24 maggio, diciamo la zona di San Giovanni, sono i quartieri più popolati. E via 24 maggio addirittura l'uno nero, ecco, si ferma, l'uno rosso il pomeriggio non cammina anche per niente. La domenica non ce ne sono proprio. Capitato in questi giorni di restare? Ma sì, come no, non si è fermato perché quando va sopra... Siamo così, però non posso camminare, mi sono operata per le gambe. Ma come ha fatto? Ho dovuto aspettare a chiamare? Capita per forza l'autobus. Che mi fa? Che c'è la vita? Anche in questo caso, per pura fortuna, nessun intoppo. Non alla fermata della stazione, ma le successive, la linea Feudo delle 12:16 non le effettuerà finché non avrà un posto libero. Chi chiede alla SEAC si sente rispondere che bisogna chiedere al comune, a cui hanno chiesto i sindacati di ripristinare i servizi ante lockdown, e lo ha fatto pure il forum del TPL. Lo faremo anche noi. Ed ora la politica. La prossima settimana approderà in consiglio regionale la mozione di sfiducia al governatore Toma. Le fibrillazioni politiche all'interno della maggioranza aumentano, ce le racconta Nicola De Santis.
A meno che non accada l'imponderabile, eventualità che in politica è sempre possibile, la prossima settimana approderà in aula la mozione di sfiducia al governatore. Il tentativo di spallata per ora è sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da Michele Iorio. Il PD invece vuole sottoporre il documento al giudizio del partito. Facciolla sa che un'eventuale bocciatura della sfiducia rafforzerebbe la posizione del governatore. Il polo civico rappresenta un'incognita. Partito con 6 consiglieri sembra essersi indebolito strada facendo. Sulla calenda ci sta lavorando Marone per rafforzare il suo ruolo di assessore della Lega e ci stanno lavorando anche le colombe della maggioranza per fugare eventuali dubbi che potrebbero condizionare il voto della consigliera. Micone scalpita per essere confermato nel ruolo di presidente del Consiglio, ma sarà osteggiato da Quintino Pallante perché gli accordi di inizio mandato prevedevano una staffetta tra i due. Di Lucente deve chiarire se appoggiare Micone oppure se restare con Niro. Cefaratti ha già dichiarato a Primo Piano Molise che voterà contro la sfiducia, posizione condivisa anche da Armandino D'Egidio. La vera mina vagante a questo punto è Aida Romagnolo, le cui intenzioni della vigilia non sono palesi. Si legherà a doppio filo alla calenda per tentare un rientro nella Lega scalzando Marone dal ruolo di assessore oppure tenterà la spallata al governatore? A prescindere dalla Romagnolo, se lo scenario appena descritto fosse confermato, la mozione non passerebbe. Iorio ha lanciato un salvagente a Toma. Resetti la politica seguita sino ad ora, con una profonda rivisitazione dell'architettura amministrativa. Una proposta che addirittura il presidente potrebbe valutare. Intanto l'europarlamentare Aldo Patriciello sta già iniziando a guardarsi intorno, magari alla ricerca di nuovi alleati nel perimetro di centrosinistra, per non farsi trovare impreparato se la situazione dovesse precipitare. Secondo la stampa campana sosterrà De Luca alle regionali ed anche in Molise qualche indizio è emerso. Ad esempio l'avvocato Vittorino Facciolla ha ottenuto un importante incarico legale in un comune, Pozzilli, considerato assai prossimo all'europarlamentare. Ed ora la sentenza del TAR Molise con cui oggi è stato rigettato il ricorso che era stato presentato dagli ormai ex consiglieri regionali Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi, ricorso contro l'abolizione della surroga, un istituto che gli avrebbe consentito di rientrare in consiglio, invece ora sono fuori definitivamente. Il TAR cosa ha detto? Che la competenza è del giudice ordinario, non del Tribunale amministrativo, perché si legge nella sentenza non basta l'atto di una pubblica amministrazione a far sì che sia sempre il TAR competente. In questo caso ci sono degli interessi soggettivi e quindi la competenza è del giudice ordinario. E c'è stato quindi subito il commento dell'ex consigliere e assessore regionale Massimiliano Scarabeo: il TAR si dichiara incompetente, rinvia al giudice ordinario, i miei legali si sono già appellati al giudice da circa un mese e l'udienza è fissata al 28 luglio. Valuteremo invece la proposizione di appello al Consiglio di Stato per i vizi che invece non sono stati affrontati dal TAR. Queste sono le parole di Massimiliano Scarabeo. Di contro c'è la soddisfazione dell'avvocato e del foro di Isernia Mike Matticoli, che in questo procedimento assisteva gli assessori Di Baggio, Cavalieri e Niro. Sempre per la politica, Irma Barbato passa alla Lega indebolendo quindi la posizione di D'Apollonio. Intanto il gruppo Iorio dialoga con i popolari per allargare la scuderia in consiglio comunale a Isernia. A luglio intanto ci sarà il bilancio in aula. Per il sindaco sarà la prova del 9 atta a verificare la tenuta della sua maggioranza. Cambiano gli equilibri a Palazzo San Francesco. Irma Barbato trasloca nella Lega abbandonando la lista del sindaco. La presentazione del nuovo ingresso nel Carroccio è avvenuta nella sala Raucci del comune di Isernia, alla presenza del commissario regionale Iari Colla, dell'ex coordinatore Luigi Mazzuto e dell'assessore regionale Michele Marone. Presenti anche il capogruppo in comune della Lega Stefano Testa e l'altro consigliere Gianluca Di Pasquale. Io sono doppiamente felice perché è la mia prima uscita dopo la riapertura proprio in Molise e l'ho fatto con orgoglio. Qualche giornalista mi ha detto: ma perché in Molise che è piccolino e lì in mezzo? Appunto, perché è piccolino e lì in mezzo, ogni tanto a Roma se lo dimenticano. E poi se il movimento cresce, se mettiamo radici in comune Isernia, sono solo contento, quindi
buon lavoro anche perché i temi del bullismo, delle dipendenze, delle violenze sono, ahimè, anche post-Covid, temo, tematiche che saranno da seguire con estrema attenzione, quindi benvenuta. Grazie, io ringrazio il capitano Matteo Salvini e il coordinatore regionale Iari Colla, e il mio spirito battagliero mi porta, mi proietta nell'unico partito in grado di dare risposte concrete e tangibili, soprattutto perché io comunque mi occupo di tematiche sociali, in particolare la violenza di genere. E voglio ricordare ovviamente la grande conquista della Lega, con allora il ministro Bongiorno, del Codice Rosso, entrato in vigore il 9 agosto dell'anno scorso, del 2019, e quindi io sono fiera e orgogliosa di far parte della loro squadra. Grazie. Benvenuta Irma, ci vediamo presto Isenia, anche perché so che state lavorando a un convegno sul tema della violenza ai massimi livelli, per portare Isernia e Molise al centro dell'attenzione, quindi spero di esserci. Grazie. Il gruppo Iorio ormai da tempo ha iniziato una proficua interlocuzione con i popolari, che potrebbero rientrare nella scuderia dell'ex governatore. Peraltro Iorio preferirebbe che il generale terminasse il suo mandato senza traumi, dopodiché le loro strade politiche si separeranno per sempre. Non è un mistero che i rapporti tra i due non siano più idilliaci, anche perché il sindaco si è avvicinato ultimamente alle posizioni del gruppo di Baggio, prendendo le distanze dal suo mentore. A luglio approda in aula il bilancio, col primo cittadino che ha un mese di tempo per incollare i pezzi di un vaso in frantumi. La Lega diviene importante per l'approvazione del documento contabile, anche se il Carroccio ribadisce che il voto sul bilancio non sarà un voto politico. Sì, abbiamo presentato, ufficializzato, più che presentato, l'ingresso di Irma Barbato, della consigliera Barbato, nel nostro movimento. Dopo un percorso civico ha deciso di scegliere un progetto politico chiaro, e siamo felici del suo ingresso, anche perché lei si è sempre occupata di tematiche legate al sociale, alla lotta al contrasto di genere, alla lotta al bullismo, al cyberbullismo, che sono temi anche di competenza del nostro assessorato in regione, e quindi può nascere una buona sinergia, una buona collaborazione, e può portare anche le sue professionalità, le sue competenze a servizio del nostro movimento, ma soprattutto a servizio di tutta la comunità. La cronaca adesso: i poliziotti della squadra mobile di Isernia hanno rintracciato una ragazza di 16 anni di cui non si avevano notizie da diverse ore. I genitori si erano rivolti alla polizia preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Immediatamente gli agenti si sono attivati e attraverso un'analisi del suo profilo social hanno individuato alcuni amici, ricostruito gli spostamenti e poi sono riusciti a risalire al domicilio di uno di questi amici in cui la ragazza intendeva trascorrere la sera, all'insaputa dei genitori, i quali hanno ringraziato gli agenti della questura per averli aiutati a ritrovare in così breve tempo la ragazza, che non si era resa conto pienamente di quanta apprensione avesse causato in famiglia. Il serbatoio di Montecilfone, danneggiato dal sisma del 16 agosto 2018, che lo ha reso inagibile, sarà messo in sicurezza. A distanza di quasi due anni dal terremoto, su sollecitazione del sindaco Giorgio Manes, sono stati affidati i lavori da parte della regione. L'appalto è stato aggiudicato alla ditta Biocostruzione di Colletorto e i lavori saranno consegnati mercoledì 24 giugno. L'importo stanziato ammonta a 130.000 euro. Un ringraziamento va alla Protezione Civile regionale per la risoluzione del problema, ha detto il sindaco Giorgio Manes, ma soprattutto al presidente Toma per averlo più volte investito della questione, cercando di accelerare le procedure. Il comune di Guglionesi ha reso noto che il presidente di Legambiente in queste ore, Stefano Ciafani, ha visitato l'impianto di biometano del paese, un sito di rilevanza nazionale per la produzione di energia pulita, una visita importante quindi a cui hanno partecipato anche gli esponenti dell'amministrazione. Veterinari precari: sulla vicenda interviene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola. Regione ASREM devono muoversi con la proroga dei contratti, decine di aziende rischiano il collasso. Entro il 1 luglio, ha spiegato Nola, bisogna autorizzare la cosiddetta monticazione, il pascolo degli animali in montagna, ma prima sono necessarie le attività di profilassi previste dal Ministero della Salute, anche per far fronte ai focolai di brucellosi registrati in alcune zone del Movimento.
Molise. Tuttavia, nei giorni scorsi sono scaduti i contratti di diversi veterinari che per questo motivo non possono portare a termine le attività diagnostiche propedeutiche al pascolo montano. Non è un problema di poco conto, dice Nola, perché in caso saltasse la monticazione ogni azienda del settore rischia di dover pagare gli ultimi 5 anni di rimborsi legati alla PAC, politica agricola comunitaria, e si parla di circa 150.000 euro ad azienda. Il Movimento 5 Stelle, conclude Nola, si è impegnato a migliorare l'atto in discussione in Consiglio, che all'unanimità ha votato una mozione con cui si impegna il governatore Toma a risolvere la questione, ma a distanza di oltre un mese Regione e ASREM non hanno mosso un dito. Nel pomeriggio è stato inaugurato a Villa De Capua, a Campobasso, un parco giochi inclusivo intitolato a Paul Harris, il fondatore del Rotary Club International. Ok. È stato inaugurato a Villa De Capua il parco giochi inclusivo intitolato a Paul Harris, fondatore del Rotary International. È nato da un'idea dell'associazione CNIS in collaborazione con il Rotary Club Campobasso, impegnato nella progettazione e nella direzione dei lavori, riqualificando una delle aree simbolo del capoluogo di regione. È frutto di una collaborazione che nasce con la precedente amministrazione, che oggi trova finalmente la realizzazione, e siamo contenti perché recuperiamo un luogo che era ovviamente abbandonato da tempo, e speriamo che appunto le persone apprezzino e che al tempo stesso non sia il primo intervento di riqualificazione che comprenda anche i giochi inclusivi per i bambini con disabilità. Il parco giochi potrà ospitare anche ragazzi diversamente abili, che avranno così la possibilità di giocare in piena sicurezza, un'area ludica realizzata grazie al coinvolgimento di tante associazioni e imprenditori che hanno contribuito alla raccolta dei fondi necessari per la ristrutturazione. Un progetto che è stato lungo, faticoso, come diceva anche il mio predecessore, che è nato nella storia di tre presidenze, perché noi come club di Campobasso, ma più o meno tutti i club a livello internazionale, ogni anno c'è il cambio, il passaggio di guardia tra noi presidenti. Abbiamo voluto fare 3 anni fa con Alessandra Ofiero, poi l'anno scorso con Gianni Palange e adesso con me si è concluso, che sono Cesare Bitonti, abbiamo voluto fare un piano triennale, perché il progetto era ambizioso. Come penso potete vedere, abbiamo ridonato un parco giochi a Campobasso, alla cittadinanza di Campobasso, ma soprattutto ai bambini, nessuno escluso, proprio perché questo è un parco giochi inclusivo, e ci fa piacere soprattutto vedere i bambini che già adesso iniziano a divertirsi. Nella storica villa campobassana, un luogo del cuore, dell'anima e del sorriso, quello stesso sorriso che i bambini sanno donarsi. L'area sarà gestita gratuitamente dall'associazione CNIS, Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, che ha elaborato azioni educative e formative finalizzate alla valorizzazione delle differenze e all'inclusione delle persone disabili. Ritengo sia un gioiellino per come è stato costruito e strutturato, e spero che rimanga tale. Noi ce la metteremo tutta, perché comunque avremo la gestione di questo parco. Abbiamo cercato di coinvolgere al massimo l'amministrazione comunale, che ci è venuta incontro, assolutamente dobbiamo dirlo, e quindi ci ha permesso di chiuderlo. Quindi abbiamo preso questa decisione insieme all'amministrazione comunale proprio per evitare atti di vandalismo. Perché è vero che la cittadinanza cerca di essere attenta e accorta, però i bambini vanno accompagnati, io non dico neanche educati, ma vanno accompagnati in questo percorso cosiddetto ludico. Boccata d'ossigeno per l'agricoltura, sono in arrivo 7 milioni e mezzo di euro, soddisfatto l'assessore regionale Cavaliere, stiamo risolvendo problemi, ha detto. In arrivo 7,5 milioni di euro per il settore agricolo, lo rende noto l'assessore regionale alle politiche agricole Nicola Cavaliere. AGEA ha liquidato più di 4 milioni di euro a favore di oltre 1.100 aziende agricole molisane che nelle prossime ore riceveranno gli accrediti sui propri conti bancari. Liquidità che riguardano nel dettaglio la misura 13 del PSR, ovvero l'indennità
compensativa per le aree montane. Intanto la struttura dell'assessorato ha autorizzato a pagamento per la prossima settimana altri elenchi per ulteriori 3,5 milioni di euro che fanno riferimento alla misura del PSR relative al settore agroambientale, biologico e compensativa. Sono soddisfatto, commenta l'assessore Cavaliere, perché l'azione di risoluzione dei problemi che negli anni passati aveva rallentato i pagamenti alle imprese procede ormai spedita e la liquidazione delle domande avviene con maggiore velocità ed efficienza. Non è certo il caso di sedersi sugli allori, permangono criticità limitate da superare e l'obiettivo, conclude Cavaliere, è comunque migliorare sempre. Primi esami in presenza all'Università degli Studi del Molise, si parte giovedì 25 giugno, soddisfatto il rettore Luca Brunese che ha specificato le video lezioni soltanto in emergenza. Cristina Niro. Cominceranno prima le facoltà di medicina e scienze motorie, a seguire tutte le altre. L'Università degli Studi del Molise dal prossimo 25 giugno eseguirà le prime lauree in presenza al tempo del Covid. Ad annunciarlo è lo stesso rettore Luca Brunese, soddisfatto per il traguardo raggiunto perché in piena sicurezza finalmente, dopo giorni difficili e anomali sotto molteplici aspetti, si potrà finalmente ospitare l'evento nell'aula magna dell'Università. Ovviamente tutto è stato disposto nei minimi dettagli, organizzato dunque un percorso per l'ingresso ed uno per l'uscita, garantito il distanziamento sociale e ovviamente obbligatorio è l'utilizzo delle mascherine. Nell'aula, che può ospitare fino a 450 persone, avranno accesso soltanto in 30. Brunese ha detto che si tratta di un obiettivo importante perché l'università è solo in presenza. Le lezioni telematiche sono una emergenza, non la nostra quotidianità. Intanto Unimol ha deliberato che da luglio riprendono per chi vuole anche gli esami in presenza. Le aule sono state rimodulate sotto il controllo dell'ASREM e quello dei docenti di igiene dell'università. È il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Queste le previsioni per sabato 20 giugno. La pressione cede rapidamente, determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento serale e con ampie schiarite. Le temperature: Campobasso 15-26, Isernia 16-25, Termoli 20-23, Venafro 16-26. Ed ora qualche istante di pausa, ma non andate via perché tra poco c'è lo sport. Ed eccoci ritrovati insieme per parlare di sport. Partiamo dal calcio a 5 e dal grande colpo di mercato che ha messo a segno il CLN CUS Molise. Alla corte di Marco Sanginario arriva il bomber Leo Melfi. Sarà molto bello ed emozionante giocare con un campione come Barrichello, ha detto ai nostri microfoni. Leo Melfi, le prime sensazioni? Sono tutte sensazioni positive, ritorno al CLN CUS Molise e sono contento di questa scelta dettata da vari fattori e speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci prefisserà la società. Senti, la Serie 2 è un campionato che conosci, cosa prometti, quanti gol farai? Guarda, ti dico la verità, non l'ho mai fatta la categoria personalmente, però conosco vari giocatori che ci sono, li ho affrontati varie volte e ti dico, non faccio promesse perché non voglio illudere né tantomeno far niente a nessuno, però ti dico che metterò il mio impegno al massimo per la squadra e per raggiungere i risultati. Giocare con Barrichello? Giocare con Barrichello so bene cosa vuol dire, ti puoi aspettare di tutto da lui, è sempre un piacere vederlo giocare. Senti, poi indossare la maglia del CUS Molise è sempre un motivo di grande orgoglio, no? È una maglia importante, è una società che l'anno scorso ha fatto benissimo e vuole ripetersi. Sì, è una società che negli ultimi anni ha fatto benissimo, per me è il terzo anno che torno a vestire questa maglia. La società è partita dalla Serie C con un altro nome, alla fine è salita in B e
adesso ha fatto un rodaggio in B, è riuscita a fare il salto in A2 e adesso abbiamo visto tutti l'anno scorso che gran campionato ha fatto e speriamo di ripetere quantomeno quel campionato. Senti, non vedi l'ora, come penso anche tutti i tuoi compagni, di tornare in campo a giocare le partite vere, magari con il pubblico in tribuna? Sì, guarda, ti dirò di più, è ripartito il calcio. Spero ripartirà subito il calcio a 5, i dilettanti e tutto, però vedere le partite di calcio anche della Serie A, la Coppa Italia abbiamo visto ultimamente, senza pubblico non è piacevole come prima, quindi speriamo di tornare il più presto a giocare perché manca tanto e soprattutto col pubblico, perché altrimenti non avrebbe proprio senso lo sport senza pubblico. La partita del secolo, e questo è il titolo dell'ultimo libro del giornalista Riccardo Cucchi, che racconta lo storico match di 50 anni fa, Italia-Germania 4-3, e Cucchi ieri sera è stato ospite di Franco Presutti e di Molise Sport. Vediamo allora un estratto del suo intervento. Come nasce, ecco, Riccardo, l'idea di questo libro? Sono passati 50 anni, io avevo 8 anni quando si giocò questa partita, sono del 62 e ricordo benissimo, insomma, le emozioni, ricordo il batticuore, quel gol di Rivera. Riccardo ovviamente non ha potuto fare questa telecronaca perché ancora non eri radiocronista e giornalista, ma come nasce l'idea di questo libro? Tra un po' vedremo la copertina di questo libro. Ma nasce innanzitutto dal ricordo che ho avuto, dal ricordo che ho coltivato in tutti questi anni. La partita l'ho vissuta davanti alla televisione insieme a mio papà, avevo 17 anni, sognavo di fare il mestiere di Martellini e di Ameri, naturalmente non sapevo che ci sarei poi anche riuscito. Allo scattare dei 50 anni mi è venuta voglia di ritornare su quella partita che ho visto centinaia di volte, magari per scoprire qualcosa che era sfuggito in quel momento, per raccontarla di nuovo, visto che all'epoca non avevo l'età, come avrebbe cantato Gigliola Cinguetti, ma adesso mi sono tolto la soddisfazione di poterla raccontare di nuovo. Se vediamo un attimo la copertina del libro, PM Edizioni, La partita del secolo, Riccardo Cucchi, storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3. Da qualche giorno, insomma, è possibile avere a disposizione questo tuo libro, giusto Riccardo? Sì, esatto, è uscito in libreria il 16, il giorno prima dell'anniversario dei 50 anni della partita del secolo, che tra l'altro segna, secondo me, un confine molto netto tra un'epoca e un'altra. Sono convinto che quella partita fosse tutto sommato l'ultima propaggine di un calcio romantico. Quei ragazzi che abbiamo visto tante volte nelle immagini ripetute in tante occasioni sono figli della guerra. Ed ora il calcio di Serie D, il Vasto Girardi è a caccia di giovani talenti che abbiano militato in eccellenza. Ci stanno lavorando mister Farina e il DS Marinucci Palermo. Intanto sulla panchina della Juniores arriva la conferma per Umberto Di Giacomo. Scovare talenti sui campi dell'eccellenza e inserirli in una rosa di Serie D è l'ambizioso obiettivo del Vasto Girardi dopo il diktat del presidente Andrea De Lucente, che nelle linee guida per la prossima stagione ha stabilito una riduzione del budget che potrebbe arrivare anche al 50%. Dunque rosa numericamente invariata rispetto a quella capace di centrare la salvezza senza troppi affanni all'esordio in D, ma dai costi decisamente inferiori. Traguardo raggiungibile inserendo nel roster calciatori che hanno qualità per giocare in categoria superiore, ma dal rimborso sensibilmente inferiore rispetto a chi la D la mastica da anni. Nomi? Meglio non farli, neanche i diretti interessati sanno che li stiamo seguendo, dice l'allenatore Francesco Farina, che insieme al DS Giorgio Marinucci Palermo sta scandagliando il mercato locale a caccia dei prospetti giusti. In difesa Ruggeri, in mediana Di Lullo e Pesce, in attacco Coia e Petrone. Il Vasto Girardi ripartirà da loro, poi tante idee e fantasia per completare l'organico e qualche colpo a sorpresa che non guasta mai. Capitolo Juniores. Il Vasto Girardi guarda anche al futuro, dedicando ancora maggiore attenzione al settore giovanile, alla guida del quale è stato confermato il navigato Michele Di Giacomo, che nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con il DS Giorgio Marinucci Palermo e con il direttore generale Antonio Crudele. Sulla panchina della formazione baby, il riconfermatissimo e ambizioso Umberto Di Giacomo.
È ufficiale, l'Isernia FC non si iscriverà al prossimo campionato d'eccellenza, si chiude dopo un anno, quindi l'avventura di Enzo Giannini in qualità di presidente di questa storica società bianco-celeste. Giannini, insieme al suo vice Gian Mattei, sarà al timone della Juniores, della neonata società Città di Isernia, che militerà proprio nel massimo torneo di calcio regionale. Sentiamo. Siamo stati pressoché d'accordo immediatamente, nel senso che abbiamo raggiunto subito gli accordi con la dirigenza della nuova società Città di Isernia, ma soprattutto perché le vedute erano le stesse. Noi nei nostri progetti, nei nostri programmi c'era sempre l'idea di avere un settore giovanile adeguato, di strutturare una juniores che sia da bacino per la prima squadra. Quindi tutte cose che abbiamo trovato rispondenza in questa situazione. Oggi poi c'è da dire una cosa, che con la situazione che si sta verificando era pressoché impossibile gestire due squadre nella stessa categoria nella città di Isernia. E quindi diciamo che l'intuizione dell'assessore al comune di Isernia, Antonella Matticoli, che ci ha inizialmente riuniti, ci ha fatto praticamente trovare pressoché sulla stessa lunghezza d'onda, e poi, ripeto, non è stato poi affatto complicato trovare le intese. Bilancio dell'annata appena trascorsa e prospettive future. Il presidente del Donkey Sannione, Annalisa Melloni, a tutto campo nell'intervista che ha rilasciato al collega Vincenzo Ciccone. Che bilancio fa di quest'ultima stagione di Donkey Sannione? A parte, insomma, gli ultimi mesi, la nostra stagione non è che stava andando proprio nel migliore dei modi. Infatti stavo riguardando la classifica, eravamo all'undicesimo posto a 33 punti, potevamo fare meglio, ma purtroppo quest'anno siamo stati molto penalizzati da diverse assenze. Forse la squadra ha giocato al completo in massimo 3 partite, quindi abbiamo avuto questa penalizzazione quest'anno, però lo spirito dei Donkeys è sempre quello, diciamo, del divertimento, dello stare insieme. Noi non è che andiamo a grandi cose, a vincere il campionato, quindi diciamo che comunque va bene così. Che prospettive future ci sono per i Donkeys? Insomma, voi che siete anche in una realtà in cui vi trovate con un team di Serie D come capofila. Esatto. Quindi diciamo che questo, tra virgolette, ci penalizza più che altro per quanto riguarda gli sponsor, diciamo il sostentamento economico, anche se poi devo dire che comunque i commercianti e gli imprenditori agnonesi ci hanno sempre sostenuto, i tifosi, gli amici, quindi però chiaramente convivere con una realtà più grande come quella della Serie D cioè, non è semplice. Per quanto riguarda noi, come dicevo prima, insomma, il nostro intento è comunque quello di divertirci, e quindi sicuramente faremo di tutto per partecipare al prossimo campionato, anche se ho avuto modo di leggere il protocollo attuativo, quello per la ripresa, insomma, in sicurezza dei campionati, e non lo vedo proprio attuabile, soprattutto dalle piccole società, perché, non lo so, parla di trasferte, di sanificazione, di sanificazioni importanti. Leggevo anche a livello, per esempio, di palloni, di attrezzature, di trasporto. Insomma, poi noi che comunque viaggiamo anche spesso con le macchine, come penso la maggior parte delle squadre della nostra categoria, quindi non lo so, insomma, questo protocollo attuativo bisogna vedere poi fino in fondo come lo vogliono praticare, perché penso che poi più la società è piccola e più è difficile da attuare. E per quanto riguarda, ecco, il sostentamento economico, penso che sarà un problema un po' per tutte le società, perché il problema dell'economia mondiale italiana comunque, secondo me, al momento ancora non è visibile concretamente. Penso che questo si vedrà man mano che il tempo passerà, e quindi, cioè, noi che facciamo comunque affidamento su, ecco, imprenditori, commercianti, se loro hanno difficoltà avremo difficoltà noi, tutte le società di calcio, penso, a questi livelli.
spero che, insomma, come anche io avevo letto questa cosa, che avrebbero intenzione di abbassare le quote di iscrizione, e penso che se vogliono far iscrivere le squadre ai campionati forse sarebbe l'unica soluzione, altrimenti ci ritroveremo a giocare davvero in pochi. E poi io sinceramente approfitto dell'occasione per fare una considerazione riguardo alla multa che viene comminata ogni anno alle società che non riescono a, diciamo, ad attuare la famosa giovanile, la squadra giovanile. Perché, ecco, in una realtà come Agnone, dove c'è già la squadra giovanile che gioca in Serie D, i ragazzi sono pochi. Un'altra società come i Donkeys Agnone, quindi una società di promozione, fa veramente fatica a costruire una squadra di giovanili, come so che fanno fatica e quindi non riescono tante altre società in Molise. Noi quindi ci ritroviamo a pagare, oltre che alla quota di iscrizione al campionato, anche questa famosa multa, che comunque è cospicua rispetto all'iscrizione, comunque di 2.000 euro. Quindi io faccio appello anche al comitato regionale di, insomma, di rivedere un attimo anche questa cosa, perché diciamo è un problema in più. E questo era l'ultimo servizio del TG. Vi ricordo che potete rivedere e condividere i nostri contributi dalla pagina YouTube di Teleregione oppure dal sito ufficiale. Grazie per essere stati in nostra compagnia e da parte mia l'augurio di un buon weekend. Arrivederci.